Gamers, io sono Maricella e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey con Cassandra. Quindi direi di andare avanti. Dobbiamo andare da Socrate perché abbiamo, diciamo, svergognato Cleone. E essendo un membro della setta, adesso non ci resta che ammazzarlo. Detto in modo molto carino. Ma intanto andiamo da Socrate, direi, che è qui vicino. E ragazzi, visto che praticamente ci manca solo Cleone come membro della setta da uccidere, penso che siamo veramente alle battute finali. Poi ci sarebbe Alexius, ma Alexius è nostro fratello, poi quindi vedremo di cercare di salvarlo, di tirarlo fuori, insomma. Intanto tutti gli altri sono stati fatti fuori da Mea. Allora, andiamo. Sto registrando veramente una puntata dietro l'altra, perché ormai sono curiosa, diciamo, del proseguo. Alcibiade, vediamo che ci dice. Possiamo parlargli. Alcibiade è un po' maniaco. Finalmente qualcuno che ha voglia di divertirsi. Non so quanti altri rifiuti di Socrate riuscirò a reggere. Non temere, sopravvivrai. Forse tu potresti aiutarmi a dimenticarlo. Ma voglio dire, questo voleva farsi pure Socrate. Ma veramente, mi tenti. Non ho tempo, guarda. Guerra. Cleone sta conducendo l'intera Grecia nel caos e tu pensi a divertirti. Almeno finché non avrò consumato tutte le mie energie. Conservale per qualcosa di più utile, allora. Cosa c'è di più utile che sfogare un po' di tensione in tempi difficili? E ho capito, quale tensione? Ragazzi, ma perché mi sono andata a cacciare in questa cosa che adesso lo voglio togliere dalle scatole? Vabbè, dai, vi faccio vedere un bacetto, visto che non ve l'ho fatto vedere fino adesso. Tanto si vede giusto un bacio, non si vede altro. Giusto per voi, dai. Sarebbe bene rilassarmi un po'. Non dire altro? Ah, ok, non è un bacetto. Vabbè, comunque, non importa. Ecco, insomma, parliamoci sopra. Se no, poi YouTube mi penalizza. Anche perfetto. In tempo di guerra, un po' di divertimento risolve molti problemi. Di solito fanno vedere un bacetto e poi, insomma, si intuisce e basta. Però questa volta hanno deciso di far sentire il sound. Comunque, siamo qui. Siamo persone serie. Che facciamo? L'opera è stata un grande successo, come previsto. Grazie allo spettacolo e alla prova che avete esibito alla Pnice, Cleone ha perso molta popolarità. E ora è diretto ad Anfipoli, nel tentativo di redimersi. Cassandra! Brasida mi manda a cercarti. È vivo e sta bene. Dov'è ora? Anfipoli si prepara a combattere. Se lo raggiungi prima di me, digli che sto arrivando. Che cosa hai intenzione di fare? Ucciderò Cleone, aiuterò Brasida. Caspita. Tutte e due le cose? Aiutiamo Brasida, dai. A Brasida serve il mio aiuto e ho intenzione di darglielo. Tuttavia, se le nostre strade si incroceranno, non esiterò a uccidere Cleone. Ecco, brava. Qualsiasi cosa tu decida, ricordati che è solo un uomo. Non posso prometterti niente. Fa attenzione. Ok, allora. Vediamo un attimo che mi compare la missione. Perfetto. Allora, 6.000 km di distanza, direi che facciamo un viaggio rapido. Ed eccoci qui. Allora, sì, siamo molto vicini. Oh, non ho fatto salto della fede, vabbè. Allora, andiamo di là. Aspettate. Brasida, siamo qui per aiutarti. Andiamo. Brasida, sei qui. Hai ricevuto il mio messaggio? Ho saputo di Pilo. Stai bene? Ne ho passate di peggio. Ora abbiamo problemi più grandi.
Che cosa ti è successo dopo Pilo? Gli spartani rimasti mi hanno trovato e mi hanno dato il tempo per riprendermi. Ma la tua gamba? Sei sparita dalla battaglia. Mi hanno catturata e portato ad Atene per un interrogatorio con Deimos e Cleone. Non ti hanno ucciso? Ci hanno provato. Sì, in effetti l'abbiamo anche un po' tradito, in un certo senso. Così, però. Cleone è ad Anfipoli. Da qualche parte. È armato, pare. Oggi metterà in gioco la sua vita. Vuole diventare un eroe. Gli ateniesi non lo rispettano più dopo quello che ha fatto. È la nostra occasione, Brasida. Oggi uccideremo Cleone. Se non lo farai tu, lo farò io. Mi stai faccio io. Qualcosa? Ah, sono qui per Cleone. Limitiamoci a questo. Credevo che fossimo amici. Non sei chi credevo. Sei cresciuta come una spartana. Dovresti conoscere la lealtà. Sto dalla tua parte, devo pur difendermi. Adesso sono qui, no? Combattiamo la stessa battaglia. Non l'hai ancora dimostrato. Allora lascia che lo faccia. Stiamo perdendo tempo. Atene riceve rinforzi. Io... Ora dobbiamo attaccare. Andiamo. Malacca. Diciamo che lui vuole morto Alexius, che sarebbe Deimos, e noi no. Ecco, però vabbè. Scortiamo Brasida. Però Cleone con piacere. Mannaggia, eccoli qua. Aspettate che tolgo un po' di scudi, perché questi scudi non mi piacciono per niente. Tra l'altro lo voglio pure io lo scudo. Scusate, No, cosa sto facendo? Allora, vai. Via ragazzi. Scusate. Ok, vabbè, dopo qua tutto. Tanto anche se colpisco gli altri non si fanno niente, no? Quindi ci sta. Ci sta. Oppala lì. Eccolo qua. Via. Ok. Aspettate che prendo un po' di roba. Uccidiamo questo. Prendiamo roba. Questa è la battaglina alla fine. Qua là. Ok. Nulla di che. Aspettate. Che questo è un arciere. Ma questo è fortino comunque. Allora, tracchete. Visto che vuoi morire male, ti faccio morire male. Ok. Dai che siamo bravi. Brasda, hai visto? A parte Alexius, ti aiutiamo. Prendiamo roba. Uscita la battaglia. Andiamo. Molto bene. Ci piacciono le battaglie. Il problema è il Deimos, che è nostro fratello. È lì il problemino alla fine. Perché lui non lo vogliamo uccidere, quindi insomma. Sì, del tipo a Brasida vogliamo bene, però Alexius è Alexius. Quindi ecco. Oppa là, se ne farà una ragione. Aspettate che ho visto il boss. Vabbè, uccidiamo questo prima. Oppa là, boss. Eccoti qua. Quanto sei carino. E zinchete, visto? No, dov'è? Eccolo qua. Via lo scudo, eccolo qui. E pum. Ecco. E un po' di fuoco. Dov'è finito quello senza scudo? Ma vabbè. Mannaggia.
Lì c'è il capo. Ecco il capo. Tanto così scappiamo anche. Oppala lì. Morto. Visto? E loro hanno gli scudi, ma io non capisco perché, essendo spartana, non ho uno scudo. Ma scusate, questa è una grande critica al gioco. Allora, questo è lo scudino. Pussa via. Mannaggia. Andiamo. Vai. Aspettate che uso la mossa speciale con la lancia. Eccoci qua. Ci siamo. Ecco, adesso chi arriva? È ovvio che le cose non possono essere semplici. Nostro fratello, ottimo. E qui Brasida si arrabbia, perché ovviamente lui lo vuole morto, noi no. Bene. Oh mannaggia. Mannaggia, ragazzi. Poverino. Tu prendi ogni cosa sul personale. Merda. Oh, caspita. Devo prendere quello. Uccidi Cleone, con piacere. Dovevo ucciderlo prima, ragazzi. No. Non ci posso credere. Mamma mia, non ci posso credere. Ma ha ucciso... Spero che... Non è morto, no? Alexius. Non ci posso credere. Oh... Cassandra, andiamo. Mostra pietà. No. L'hai messo contro di noi, mio fratello. Abbiamo allevato noi Deimos. L'abbiamo reso forte, inarrestabile. L'avete trasformato in un mostro. Allora combatti al suo fianco. Istruiscilo. Avrai di nuovo il tuo Deimos. Il suo nome è Alexios. Ti prego. Il mondo è diviso, Cassandra, e noi lo uniremo. Sta zitto, cazzo! Sono disarmato! Abbi pietà! Ti ucciderò con misericordia, ti ucciderò lentamente. Dai, misericordia sempre, però... Ciaone. Non meriti una morte rapida. Ma quando sarai alle porte dell'Ade avrai ciò che ti spetta. No. Ora... In ginocchio. Tu non capisci. Nessuno mi dimenticherà. Cleone di Atene. Sarò ricordato. Ciaone. Sei già stato dimenticato. Mirine vorrà sapere della morte di Cleone. Sì, ma nostro fratello era sul campo di battaglia. Io non vorrei che vorrei dire, ma vabbè. Aspettate. Amico mio. Ah, mannaggia. Ok, ragazzi, stiamo andando da Mirin. Adesso vediamo un po' che si dicono, perché... non è andata benissimo, secondo me, però... Vediamo un po'. Ci godiamo un po' il paesaggio. Che vi taglierò come al solito, però insomma... È bello, è bello. C'è tanta roba da fare. Ecco, investiamo la gente. Facciamo tutte queste cose belle.
Andiamo. Scusi, non vuole. Ecco, sono bloccata, sono buggata. Scusi. Di qua. Ovviamente la gente ci insulta dietro le spalle perché va. Potresti anche stare attenta. Cavallo va lento, più veloce di così non va. Finché non sia in spazi aperti non corre. Ecco, qua corre, perfetto. Bravo, corri. Corri che ho premura. Su. Non abbiamo taglie sulla testa in compenso, che mi sembra già qualcosa. Poi qui vado a piedi. Ok, madre, ci siamo. Alexius non so come sta, sinceramente. E non ho capito se è sopravvissuto oppure no. Dalle parole di Cleone sembrava di sì, però boh, non so, sembrava messo male. Insomma, la cosa non è chiara. Andiamo. Tesoro, ciao. È passato così tanto tempo. Brasida è morto. No. Deimos l'ha ucciso in battaglia. E che ne è stato di mio figlio? Forse Deimos ha perso la vita, forse Deimos vive. Dai, stiamo nella speranza. Cleone ha colpito Deimos alla schiena con una freccia. La ferita non sembrava letale, forse è ancora vivo. Malaca Cleone, lo ucciderò con le mie stesse mani. È tardi, madre. Ho già spedito quel bastardo nello Stige. La mia famiglia. Mi resti solamente tu. Madre, c'è una cosa che devo fare. Devo andare al Monte Taigeta, dove tutto ha avuto inizio. Ho passato una vita intera a combattere e fuggire. Fuggire dal passato, combattere per dimenticare. Non intendo farlo più. Il mio cuore andò in pezzi su quella montagna. Devo lasciarmi quella notte alle spalle, una volta per tutte. Vengo con te. Ok, andiamo. Io sinceramente spero che sia vivo Alexius. Tutta la fatica che ho fatto per mantenere buoni rapporti. Spero di sì. Ragazzi, vabbè, poi il finale che ci becchiamo. Però, insomma, non benissimo. È qui che cambiò tutto. È come se non me ne fossi mai. Eccolo lì. È lì Alexius. Alexius! Una madre che chiama il proprio figlio ai confini del mondo. Toccante. Alexius, ti prego. Pronunci quel nome come se per me significasse qualcosa. È il nome che io e tuo padre ti abbiamo dato. Prima o dopo che mi portaste su questa montagna a morire? È stata la setta. Io cercai di salvarti, feci di tutto. I sacerdoti mi dissero che eri morto. E a me dissero che tu mi abbandonasti. Alexius, vieni da me. Siamo la tua famiglia. Possiamo tornare a casa. Famiglia. Casa. La mia spada è la mia famiglia. Il campo di battaglia è la mia casa. Ha promesso di salvarlo, madre. Ma la setta gli ha avvelenato la mente. Hai promesso a tua madre di salvarmi? Tu non mi hai salvato. Perché non hai detto a tua madre la verità? E quale sarebbe la verità? Che io sono il prescelto. Il predestinato. Che porterò ordine in questo mondo. E tu non sei altro
che una mercenaria con una lancia rotta. La setta ti sta usando, non hai bisogno della setta. Io rimarco che lo sta usando. Tu non hai alcun destino. Sei solo una pedina nelle mani della Ma non setta. Così. Forse era meglio l'altra, però. Sentirtelo dire. Fin da quando ti ho incontrato, ho cercato di capire che cosa sei per me. Sei un parassita che minaccia di soffocare e distruggere tutto ciò che ho creato. E sai qual è il modo migliore per estirpare un parassita? Eliminare l'origine. Alexios. Quando ero piccolo, trovai un cucciolo di leone. Era intrappolato. Un mio amico cercò di liberarlo. Fu allora che sentii il ruggito della madre. Restai a guardare mentre la leonessa faceva a pezzi il mio amico. Anche nel mondo animale, una famiglia protegge il suo piccolo! Io ti volevo bene! E te ne voglio ancora! La persona che amavi è morta. Il mio destino è chiaro. E non permetterò che mi ostacoli. Non voglio battermi con te. No, non voglio. Alexios. Ascoltami. Sei mio fratello. Ho cercato di proteggerti una volta e ho fallito. Non fallirò di nuovo. Questa apparteneva a nostro nonno. Io ho fatto delle cose terribili. Come tutti noi, Alexios. Io... Lo so. Cassandra, aspetta. Grazie. Abbiamo recuperato nostro fratello. Direi che è proprio un finale questo. Anche se in realtà
dobbiamo uccidere ancora un membro della setta. Allora, aspettate. Forse Deimos, vabbè, abbiamo sconfitto lui, anche se in realtà è vivo. Però in realtà ce ne manca uno, quindi il gioco non è finito del tutto, ma ora possiamo rivelare l'identità. Ora il futuro appartiene a noi. Siano lodati i vecchi e i nuovi dei. Aspasia. Ah, però. Qui possiamo vedere proprio il The Hand, perché entriamo nella casa e fine. Mentre qui andiamo, credo, ad uccidere Aspasia a questo punto. Io quasi quasi, ragazzi, con voi andrei ad uccidere Aspasia e poi a vedere il finale. Quindi faccio un'ultima puntata, quindi adesso chiudiamo qua, faccio appunto, registrerò un'ultima puntata, andiamo ad uccidere l'ultimo membro della setta e poi vediamo il The Hand. Quindi io direi che ci fermiamo qua, mettete like, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!